guidati dai nostri fantastici artisti di strada. Siperioni, presidente dell'associazione dilettantistica sportiva di San Lorenzo di Rovetta. Una festa che quest'anno è così terminata con un risultato forse inaspettato, anche se all'inizio si capiva che Turbo era subito pronto a vincere questa sfida. La Margherita in ordine, poi al secondo posto la Genziana e al terzo posto il Ciclamino. Una festa in tutti i sensi. Effettivamente anche questa sera abbiamo avuto il pienone. Siamo stracontenti, anche se costa tantissima fatica, perché organizzare un palio a questi livelli, con le bancarelle, i gonfiabili, lo spettacolo pirotecnico, la cucina, la gente, tutti i costumi, le contrade, è una cosa che comunque dà una soddisfazione enorme. Infatti ho la pelle d'occhio, però d'altronde è una soddisfazione. Costa tantissimo impegno per tutti i volontari, perché ricordo che è tremendo. E anche le contrade, tutto inverno a cucire, preparare, fare, gente che corre a destra, addobba il paese, però alla fine è bello. Adesso lo spettacolo continua, le premiazioni, c'è la lotteria, lo spettacolo pirotecnico, insomma, nel nostro piccolo di San Lorenzo penso che diamo un bel segno nell'Alta Valle e anche a Rovetta, penso proprio di sì. Una festa in tutti i sensi, quella del 36esima edizione del Palio degli Asini, per la comunità di San Lorenzo e più in generale per la comunità di Rovetta. Sì, è un appuntamento tradizionale per la comunità di San Lorenzo in particolare, sono tutti gli anni sempre più bravi i ragazzi della sportiva, un'organizzazione eccellente e anche da un punto di vista della sicurezza. E voglio sottolineare, visto le polemiche ogni tanto scaturiscono, nella tutela e nel rispetto anche degli animali, che sono tra l'altro tra i protagonisti di questa bellissima iniziativa.